ragazzi miei, cosa ci dobbiamo fare? Io vi dico la verità, alla fine me lo sarei anche aspettato un epilogo del genere, anche perché Guardiola è da settimane che continua a dire no, guardate, io ho ancora un contratto con il City, rimango al City, io non mi muovo da qua. E chiamatelo scemo, voglio dire, prende più di 20 milioni di stipendio. Può investire sul mercato centinaia di milioni di euro, nel senso, chiamatelo scemo. Conte ormai sembra un promesso sposo dell'Inter. E già qui si potrebbero aprire mille parentesi e fare mille discorsi, ma limitiamoci a dire che Conte è vicino all'Inter e va bene. E già che la lista dei possibili allenatori è corta, qui ora dopo ora si accorce sempre di più, a quale epilogo siamo arrivati? A questo qui, che entro su Twitter e pam, mi ritrovo questa notizia direttamente dal sito di Di Marzio, che direi che tutto sommato è un sito anche abbastanza attendibile, no? E te subito te lo vedi lì, questo bel titolone, Juventus, Allegri ha firmato, adesso si attende solo l'ufficialità. Bene, penna in mano e firma sul rinnovo arrivata. Massimiliano Allegri prolunga il suo contratto con la Juventus, si attende solo l'ufficialità. Ma è tutto fatto tra la Juventus e l'allenatore toscano, che proprio questa mattina ha firmato il nuovo accordo prima di lasciare la sede bianconera per pranzo. Perfetto, era proprio quello di cui avevamo bisogno, no? Cosa dobbiamo dire? Ormai è andata così. Evidentemente la Juventus non si è mossa in anticipo, non ha veramente ben programmato e purtroppo c'è poco da dire. Se alla fine nessun altro allenatore dà più garanzie di Allegri, bisogna tenere Allegri. Sicuramente è una scelta che verrà molto criticata, però purtroppo è così, nel senso, ormai ci possiamo far poco. Si è dato l'ufficialità di marzo, ragazzi, io ci credo, però una cosa mi sento di dirla prima di lasciarvi, ecco, e prima di farvi trarre le vostre conclusioni, che questo articolo è del 2017. E io spero in qualche modo di avervi fatto così un pochino cagare nelle braghe, no? Perché comunque ci sta, tutto sommato, cavalcare l'onda della questione allenatore. Però vedete, io lo faccio con leggerezza, lo faccio con tranquillità. Voi vi faccio cagare addosso, ma questo onestamente è un vostro problema. Tanto ormai si sta credendo un pochino a tutto, quindi ci metto del mio con le mie bastardate e lo riconosco. Se mi insultate fate completamente bene, avete ragione. Ed è proprio per questo motivo qui che io sono particolarmente apprezzato, perché io sono un cazzaro totale e mi diverto tantissimo ad esserlo. Ma non penso di essere l'unico, perché ieri, questo veramente, ho visto un articolo di Tutto Sport con scritto Allegri sta cercando casa a Torino. Cazzo, fino a ieri dove abitava? Sotto un ponte? Per dire il livello delle notizie giornalistiche riguardo la questione allenatore. Almeno io parlo di un articolo di Di Marzio di 2 anni fa. E per il resto, ragazzi, torniamo sempre al solito discorso. Ormai la stagione è praticamente finita in quasi tutti i campionati europei. La Juventus probabilmente avrà già deciso chi sarà il prossimo allenatore. Guardate anche, per esempio, l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Sembrava una roba fatta nel giro di una settimana, 10 giorni, invece ci sono stati dietro per mesi. Considerando il modo di programmare della Juventus, probabilmente il prossimo allenatore avrà già firmato tutto e la situazione probabilmente è già ben definita, solo che noi ovviamente non lo sappiamo, o più che altro questo qui è quello che spero, perché se non hanno programmato nulla poi è il casino del signore. Però mi viene da pensare che una società come la Juventus abbia già bene o male programmato il futuro, che sia con Allegri che senza Allegri, assolutamente. Ormai viviamo la scioltezza, facciamoci 2 risate. Io capisco di non essere la persona adatta a dir ciò, soprattutto quando con articoli fake, anzi con articoli vecchi, vi faccio cagare nelle braghe per la questione Allegri. E dato che la mia bastardaggine è abbastanza nota, e sono il primo a dirlo, cioè ne sono assolutamente consapevole e ne vado anche fiero, voi fate una roba, voi condividete questo video a chi proprio Allegri non sta simpaticissimo, perché secondo me ci potremmo divertire veramente tanto. Condividetelo ovunque, Twitter, se avete Twitter, e andatemi a seguire se ancora non lo fate, maledetti, Facebook, Instagram, fate veramente quello che vi pare, perché io ho fatto un pochino, spero, cagare nelle braghe a voi. Voi adesso dovete farlo con tutti i vostri amici, con tutti i vostri seguaci, perché qui ci divertiamo parecchio. Qui prendo tanti di quegli insulti che campo fino a 250 anni e non vedo l'ora di leggerli. Però dai, viviamola con serenità, alla fine è calcio, è sport,
e divertimento, ci sta a avere opinioni diverse, però qui veramente ci stiamo scannando per un allenatore di una squadra di calcio. Fate bene, per carità, però a una certa anche basta, no? E per concludere, se ho fatto collassare qualcuno mi dispiace di cuore, però ci tenevo a fare questo video, dato che tutti continuano a parlare della questione allenatore, ci parlo anch'io, a modo mio. E niente, io vi saluto tutti, vi ringrazio per la visione, spero di ricevere pochi insulti, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Ma voi vi immaginate che tipo domani esce veramente questo articolo qui, però aggiornato, con date aggiornate, con stipendi aggiornati? Qui altro che bacio della morte dopo nel caso. Ma mi assumerò le mie responsabilità. Sono pronto.